Se forse non si deve credere a chi sostiene che Aci Reale debba considerarsi la patria della scherma, di certo non si potrà ignorare l'attività di questi prossimi giorni, che vedranno le strade invase da protagonisti e appassionati di fioretto, spada e sciabola. All'evento per la prima volta, come ha accennato il presidente Giorgio Scarso, non parteciperanno i fondi della regione, a cui si sostituisce il contributo economico del comune e dello sponsor principale. È un segnale nuovo, fino adesso qualsiasi organizzazione legittimamente andava a bussare alla regione, ora purtroppo quest'ente si trova in una situazione particolarmente difficile, direi anche particolarmente disattento, perché c'è anche questo aspetto da sottolineare, mi dispiace, ma d'altro canto gli amministratori presi da altri impegni in questo momento vedono lo sport come il fanalino di coda fra i problemi, cosa che mi auguro vedono viceversa come un fatto importante per una crescita sociale. Ma chiuso questo argomento, evidentemente questa volta si è riusciti a fare da sole, sono riusciti a fare da solo perché merito di Sebastiano Manzone e dei suoi collaboratori, ma per una volta si fa un evento in Sicilia senza che si sia chiesto aiuto o contributo o quant'altro alla Regione Sicilia. L'organizzazione è stata possibile grazie all'apporto del Comune di Aci Reale ed è uno sponsor importante che è tale sponsor, Cartasì, che anche questo è un passo innovativo importante, è un modo di cambiare passo, è un modo di guardare al futuro in maniera diversa. Di parere positivo Sebastiano Manzoni, che ha proposto questi campionati di scherma come un ulteriore banco di prova per gli atleti che parteciperanno a giugno alle gare europee di Strasburgo. Lo spettacolo, diciamo, è assicurato, stiamo parlando di grandi atleti che sono non solo i più forti in Italia, ma essendo nella scherma i più forti in Italia sono i più forti al mondo. Quindi sono 4 giorni veramente di grande spettacolo. In questa conferenza stampa si è detto che questo non può essere altro che un allenamento per le europee a Strasburgo. Sì, in effetti fra una settimana sono impegnati per i campionati europei, quindi non è un allenamento ma è una prova dello proprio stato in questo momento per quanto riguarda la preparazione. La scelta di annettere la categoria non vedenti, si tratta di un allargamento della prospettiva della scherma in Italia? Sì, questo è un progetto che la Scherma ha iniziato ormai da tempo e che forse è la prima federazione sotto questo aspetto, verso il mondo dei disabili, verso il mondo dei non vedenti e inizieranno anche quelli addirittura dei non udenti. Quindi è la prima volta che verrà fatto un campionato italiano, un campionato ufficiale e questo verrà qui ad Aci Reale.